Amico Bista, sei stanco dei soliti esercitini? Sei stanco delle solite basette date col flock? Sei stanco del solito patetico battle ready? Sei stanco dopo ore passate sul tuo progetto di sentirti dire a torneo è ora che dipingi i tuoi soldatini? Molto bene, il tuo momento è arrivato perché c'è la nuova rubrica della Guida Galattica per modellisti. Basta con gli esercitini. È ora di passare agli esercitanti. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti alla prima puntata di Esercitanti. Oggi, in maniera del tutto immodesta, vi mostrerò uno dei miei esercitanti. Si tratta della 69esima legione di Slaanesh. Questo progetto hobbistico e pittorico nasce grazie a un'ottima iniziativa di Games Workshop Italia. L'estate scorsa è stato lanciato Summer Hammer. Qualsiasi hobbista poteva iniziare da zero una nuova armata. Qualsiasi tipo di progetto hobbistico andava bene e ci sarebbe trovati a fare una meravigliosa giornata di hobby tutti quanti assieme con partite narrative e tornei nella quale si sarebbero portati i propri progetti obiettici, ci sarebbe sfidati sui campi di battaglia per dimostrare chi fosse il vero campione del Summer Hammer. Molto bene, l'idea mi ha stuzzicato fin da subito. Erano anni che avevo in cantiere l'idea, la voglia di iniziare un'armata di demoni di Slaanesh. E vista la nuova strepitosa Keeper of Seeker in plastica, non potevo assolutamente più esimermi da... dal provare a realizzare questo mio desiderio. E, complice anche il fatto che effettivamente non avevo ancora dipinto nulla, ma avevo solamente un sacco di idee, mi sono approcciato a fare questo piccolo esercito da 1000 punti che vi sto per mostrare. In questo caso, per questo progetto particolare, il processo creativo è nato dalla scelta dello schema di colori. Ho sempre apprezzato la scelta di Games Workshop degli schemi di colore per le singole divinità, ma mi sono sempre ripromesso di studiare uno schema di colore che fosse comune per tutti i seguaci dei quattro dei, perché vedere le armate arlecchinate, sparse sui campi di battaglia, dove il rosso di Khorne si mescolava al verde di Nargol, il viola di Slaanesh, era una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio. Mi sono sempre immaginato le legioni demoniache come qualcosa di particolarmente cupo e preoccupante, e questi colori chiassosi da Carnevale di Rio raramente mi hanno lasciato questo tipo di sensazione. Per cui da parecchio tempo studio degli schemi di colore che abbiano una base comune e nel mio caso ho scelto come colore il colore neutro, che è il nero. Secondo me il nero aiuta proprio a creare questa sensazione di rigore e anche di omogeneità cupa, seria. E da una base nera poi la mia idea era di richiamare per ogni divinità uno spot, uno schema, una piccola parte della miniatura che richiamasse il colore della divinità in questione. In questo caso ho tenuto buono alcuni vecchi modelli che poi vi mostrerò, alcuni test model che ho fatto. Prima di iniziare un progetto pittorico prendetevi sempre il tempo di dipingere 3, 4, 5 miniature con tutte le idee che avete in mente, affinando lo schema di colore i vostri progetti miglioreranno sicuramente. Spesso nella mente abbiamo uno schema che ci sembra perfetto, realizzato poi ci accorgiamo di quanto in realtà abbia tutta una serie di lacune, per cui non c'è proprio come pucciare le mani nel colore e avere davanti le miniature dipinte per capire quali sono i problemi e come potete migliorare i vostri schemi di colore. Per cui sono partito da appunto la pelle doveva essere di ebano, bella scura, per tutti i miei demoni di Slaanesh. Allora, ero sicuro di volere una pelle color ebano per i miei demoni di Slaanesh, e qui questa era la prima certezza che avevo. Il nero chiaramente è un colore neutro, per cui avevo bisogno di alcuni spot color, alcuni colori che catturassero l'attenzione, anche a distanza di parecchi metri, perché la mia voleva essere un'armata da gioco, un'armata di esposizione che catturasse l'interesse anche da molto distante. Una cosa che ho imparato in tanti anni di hobby è che la basetta è fondamentale da questo punto di vista. Uno schema di colore deve assolutamente prevedere, quando lo progettate,
la basetta. Dovete includerla. La basetta è come la cornice di un quadro. Un bellissimo quadro con una cornice orrenda perderà parte della sua bellezza. Azzeccare la cornice giusta renderà il quadro un'opera meravigliosa e magnifica. La cornice è tutto quello che sta attorno alla miniatura e racconta anche la storia dell'ambiente attorno alle vostre miniature, per cui secondo me è fondamentale prendersi il giusto tempo per scegliere la tonalità e come realizzare la basetta che esalterà la vostra miniatura e tutto il vostro esercito. Nel mio caso, anche qui avevo le idee abbastanza chiare, volevo una basetta color marmo. Il marmo si abbina per eleganza e magnificenza grandiosamente al background di Slanesh. E il colore del marmo non avevo idea, ho fatto un sacco di prove, un sacco di test che ora vi vado a mostrare per cercare di capire quale sfumatura fosse la migliore. E alla fine ho optato per un verde anzitutto perché è un colore che io non ero in grado di dipingere, meglio, non ho mai usato particolarmente nelle mie miniature se non come spot color, quindi il verde era anche una sfida personale e ho trovato un bel verde color bile molto intenso che secondo me ben si abbinava alle divinità di Slanesh. Non solo, la scelta del verde poi mi ha aiutato anche a elaborare il background che volevo dare ai miei modelli. Verde mi ha richiamato subito il verde invidia, e visto che Slanesh ha il fascino che essendo il dio dell'eccesso potete scegliere qualsiasi tipo di eccesso per ambientare il background dei vostri demoni, non solo quello della lussuria che è il più scontato e il più evidente. Nel mio caso l'eccesso di invidia mi sembrava una motivazione veramente molto bella, molto morbosa anche, per cui questa scelta del colore verde mi ha aiutato a dare un forte tema all'armata che si sente poi, spesso e volentieri quando vedete un modello si è dipinto molto bene e dietro c'è anche una storia da raccontare, quel modello ha sicuramente un fascino innegabile. Prendetevi sempre il tempo di chiacchierare con gli altri hobbisti, penso che sia un lato molto affascinante del nostro hobby, sia che state giocando un torneo, sia che siate in un negozio a fare i vostri acquisti. I racconti che possono fare questi piccoli pupazzi di plastica penso che siano veramente unici. Comunque sia, siamo arrivati al nero e al verde. E la basetta sarebbe stata liscia, per cui avrebbe fatto veramente da protagonista. Il demone però chiaramente doveva risaltare. Il verde l'ho ripreso anche sulle chele delle miniature e a questo punto, prendendo una color wheel, uno strumento per artisti molto utile che consiglio a tutti quanti di comprare in qualsiasi colorificio, sono andato a cercare qual era il colore che contrastava con il verde e guarda caso è proprio il viola, per cui il colore principale dei demoni di Slanesh. Di conseguenza ho optato per drappi color viola che risaltassero molto bene con il resto della mia miniatura. A questo punto siamo già a due colori principali e uno neutro. Per contrastare con il nero ho scelto il bianco, per cui tutti i capelli delle mie demonette sarebbero stati di color bianco. Trovo che sia molto interessante, quasi disturbante, queste chiome fluenti di capelli che in realtà sono i capelli che potrebbero essere quelli di una vecchia o di capelli insomma di un bel bianco carico ma disturbante rispetto alla pelle eburnea delle demonette. E mi restavano solamente le parti in metallo e essendo Slanesh ho optato per un bel oro carico, ricco, opulente. Queste sono tutte le prove che ho fatto per le mie basette di marmo. La tecnica in realtà era una tecnica che avevo visto su un canale YouTube, per cui mi raccomando, andate sempre a cercare sui vari canali YouTube tutti i consigli che potete trovare, perché vi torneranno utili se non nell'immediato, ma prima o poi nella vostra carriera vi torneranno sicuramente utili. In questo video, come vi dicevo, spiegava semplicemente come con della pellicola trasparente da cucina si potesse, su una base di colore fresco, ottenere un effetto appunto damascato, marmoreo. Volevo assolutamente provarla e questi qua sono i risultati. Come vi spiegavo, non avevo ancora un'idea sulla tonalità, per cui ho provato a fare varie prove. Questa qua era sul rosso, questa era sul turchese, mi piaceva, devo ammettere, parecchio questa qua turchese.
Questo era il giallo, giallo bile mi entusiasmava molto. Per un certo periodo volevo provare a fare delle tonalità tipo quelle degli artwork di John Blanche, per cui mantenermi appunto sui colori gialli e più spenti. Però poi in realtà ho capito che per i demoni di Slaanesh ci voleva qualcosa di un po' più chiassoso, un po' più frizzante, roboante, per cui ho optato per passare a questa, che è questo verde, che sicuramente è notevole. Poi, come vi ho spiegato, era un colore a cui non ero avvezzo. Mi sono reso conto che le basette turchesi le ho usate per più della metà delle mie armate, per cui assolutamente devo staccare da questa tonalità. Questo bel verde invece ha rappresentato anche una bella sfida per me. Per cui, scelta la basetta, ho dovuto abbinarla alle miniature. Allora, amici, questo era uno dei miei primi test model. Come vi spiegavo inizialmente, questo era il progetto per il quale avrei fatto un'armata di demoni misti. Parliamo ancora dell'ultima edizione di Warhammer Fantasy, per cui all'epoca i demoni viaggiavano tutti quanti assieme. E la mia idea era quella di fare delle basette laviche, come questa che vedete, e uno schema di colore che fosse grigio, in questo caso volevo fosse grigio, e delle tonalità come l'oro e il rosso che unificassero letteralmente tutti i demoni, ok? Però anche da questa idea, che era molto lontana, nasce il mio attuale progetto. Di fatto questa tonalità così cupa mi affascinava già all'epoca. Vedete che anche il corsetto è proprio fatto di nero, la pelle è un po' più chiara, ma comunque sia una tonalità più grezza, secondo me più affascinante. Ora, quelli che vi mostro sono modelli fatti più recentemente per poter essere abbinati alle basette di marmo che vi ho mostrato. Questo sono rimasto sempre sulle tonalità del rosso, però mi sembrava uno schema di colore che, benché efficace da vicino, vedete che c'era anche tutta una serie di trucco sulle guance per renderle più vivide, le chiele comunque erano molto ben sfumate, c'erano queste ginocchia, alcune parti con quel sfumatore di rosso che secondo me ammorbidivano e davano un effetto un po' più sensuale, diciamo, alla miniatura. Il problema di questo schema di colore è che secondo me è molto efficace da vicino, ma poco efficace su un'intera armata. Questa è una cosa a cui dovete sempre pensare. Alcune cose funzionano molto bene su un modello singolo e visto da vicino, ma prese su un'intera armata purtroppo scadono un po'. Questa miniatura dipinta con altre 40 demonette da lontano sarebbe sembrato un modello a malapena dipinto, okay? Probabilmente si vederebbero giusto di spot rossi. Io volevo qualcosa che invece contrastasse, fosse più efficace. Questa prova, infatti, mi sono mantenuto sempre su questa idea, ma i capelli bianchi, come potete vedere, già aiutano a staccare molto di più, perché rispetto a quelli rossi di prima si staccano rispetto alla pelle. E qui ho anche iniziato a sperimentare con quest'oro molto più opulento, molto più ricco e molto più abbondante. Mi piaceva l'idea che le demonette ostentassero una ricchezza mortale in questa maniera così evidente. Qui passiamo a un altro modello scartato, dove, come potete vedere, ho provato a mettere del turchese per cercare un colore che facesse un po' da spot, ma non mi ha assolutamente convinto. Ho provato una sfumatura particolare sui capelli. Spesso e volentieri è importante riuscire a trovare un punto focale per le vostre armate. In questo caso ho provato a immaginarmi un'intera unità di 40 demonette tutte quante con questi capelli sfumati, che sembrano quasi fiammeggiare sulle punte. Poteva essere un'idea interessante, però in realtà l'ho già usata per un'altra armata, che sono i miei First Layer, per cui non volevo ricadere, diciamo, in un'idea già provata. Però io ve la butto lì, se qualcuno vuole provarci, potrebbe essere comunque un'idea interessante questa di sfruttare un elemento in particolare, creando un effetto di luce così bello sfumato. Sicuramente fa la sua porca figura sul campo di battaglia, si potrebbe fare anche con le chele volendo. Questo modello che vi mostro è molto più simile allo schema finale. Come potete vedere, qui ho tenuto buono il bianco dei capelli, mi sono
ho legato le chele alla basetta, vedete che sono fatte di questo rosso che arriva alla, al rosa. Ho tenuto come colore, diciamo, spot, questo turchese, questo effetto di luce sugli occhi della demonetta, che secondo me contrasta molto bene con il viola. Ora, perché ho scelto il turchese da abbinare a questa, a questo tipo di basetta? Per questo motivo, quello che vi anticipavo prima. Mi sono preso la mia color wheel, che è questa, possiamo anche vederla, farvela vedere così, che è uno strumento che ha un sacco di funzionalità, però usato in maniera proprio semplice, basilare, semplicemente vi mostra quali sono all'interno della ruota cromatica i colori che contrastano fra di loro. Semplicemente girando voi scegliete il colore che avete scelto o che vi piace. In questo caso io avevo scelto un rosso aranciato e vedo che nella parte opposta c'è un blu, per cui scegliendo il blu vedete che contrasta molto bene con questo arancione della basetta e subito io vado a creare un contrasto che è molto efficace sulla mia miniatura. Da un lato è anche un processo per deresponsabilizzarsi, volendo, nel senso che io scelgo un colore che mi piace, poi prendo la mia bella color wheel e dico, vedo che suggerimenti, che tipo di suggerimenti mi dà, e sono sicuro di avere un colore efficace. Chiaramente io i colori contrastanti è una, solamente uno dei modi in cui possiamo andare ad utilizzarla. In un'altra maniera è usare i colori che sono legati in gruppi da tre e quindi sono sempre ai lati opposti della nostra color wheel, ma ne andiamo a prendere tre che fra di loro creano una bella, un bel contrasto e una bella armonia. Ora andiamo a vedere qual è lo schema finale dopo tutto questo meraviglioso disquisire sui test model. Questo è lo schema che ho scelto finale per le mie esercito, per le mie demonette. La basetta verde, le chele che, come vi spiegavo prima, riprendono esattamente la tonalità della basetta per legarsi, per armonizzare, la pelle eburnea e il colore contrastante del verde e il viola, per cui potete vedere che ci saranno dei gioielli e degli effetti di luce sugli occhi che sono esattamente di viola. È un piccolo tocco, ok? È un piccolo tocco che però, pum, salta subito all'occhio, risalta in maniera perfetta e allo stesso tempo è in armonia con il resto della miniatura. Vedete che l'oro è di un bel colore, è rossiccio quasi. Ora, se prendiamo la nostra color wheel, come vi spiegavo prima, andiamo a vedere i colori che sono in armonia fra di loro con una triade e troviamo il nostro viola, il verde e questo arancione. Questo arancione lo possiamo trovare appunto nell'oro. Vedete che questo qua è l'esercito nel suo complesso, poi vi faccio vedere anche una foto in cui magari è un po' più a fuoco, però vedete che subito che questi tre colori, pam, saltano fuori, ti prendono a schiaffoni e ti dicono: ehi, guarda, sono un bel esercitazzo. Non dimenticate l'importanza dei colori neutri, in questo caso il nero e il bianco, che vanno a completare questo schema di colori a tre. Ora vi faccio vedere nel dettaglio le singole unità. Allora, queste sono le prime miniature che ho dipinto come unità. Essenziale, secondo me, provarle una volta che avete capito il vostro schema di colore che vi piace, che è efficace. Provatelo su almeno 5 modelli, se non 10. Spesso e volentieri quando fate un'unità è importante anche riuscire a trovare degli elementi che diciamo per rendere un po' uniche le singole unità, e soprattutto vi renderete conto che i modelli non sono mai uguali, c'è sempre qualche tipo di dettaglio che differisce, per cui è importante che lo stesso schema di colore sia efficace su tutte le varie miniature. Che ne so, alcune hanno una di queste qua hanno un velo, un perizoma che davanti termina con un velo che va colorato, in questo caso colorato di bianco, altre invece hanno semplicemente una cotta di maglie,
di conseguenza va scelto come dipingere sia l'una che l'altra e vedere se questa cosa va a cambiare lo schema di colore. È molto vivido, come potete vedere salta subito all'occhio, e facendo queste miniature mi sono reso conto che le avrei differenziate con il bagliore negli occhi. Allora vedete che gli occhi sono color verde e hanno un'ombra di trucco viola per attirare proprio l'attenzione sul volto, che è sempre una parte essenziale di tutte le miniature. Come potete vedere anche il nero è sfumato con del verde, okay? Quindi il verde, questo sentimento di invidia che pervade, che rende vivi questi demoni, è proprio, sembra scaturire proprio, sembra renderle vive, sembra uscire dai loro stessi corpi. La campionessa invece, al contrario, ha degli occhi che sono interamente viola, e anche il corpetto, essendo che lei comunque è la leader, come potete vedere, ha un inserto viola che la rende un po' più elegante delle sue sorelle. I capelli hanno questa punta di nero alla Paola Marella, che fa tanto chic ma non impegna. Qui potete vedere sempre gli occhi luminosi e un filo di rossetto viola, vi faccio anche solamente vedere al volo il musico, e anche il suo strumento sembra quasi organico e ha delle tonalità molto simili a quelle del resto dell'unità. E poi l'alfiere, ragazzi, è sempre un pezzo fondamentale. Vogliate bene i vostri alfieri, dedicategli il tempo che meritano, e loro vi ricompenseranno attirando l'attenzione dell'osservatore sulla vostra unità, okay? L'alfiere proprio serve a tenere proprio unita, ma proprio anche a livello visivo l'unità. Vedete questo viola, dedicateci anche un po' più di tempo. Se guardate il viola di questa bandiera, l'ho cercato di sfumare, di ritoccare in maniera un po' più curata, proprio perché questa miniatura servirà a attirare il focus dell'attenzione su tutte le sorelle attorno a lei, per cui è sempre fondamentale dedicare il giusto amore ai vostri alfieri. Questa era la prima unità, la 10 demonette. Eccoci al primo carro della mia collezione. Fino a quando ho letto il nuovo background degli Egoniti di Slaanesh, mi sono assolutamente innamorato dell'idea dell'armata di Godseeker. C'è un'intera armata di demonette in arcione, o su destriero di Slaanesh o su carro di Slaanesh. Quindi assolutamente volevo approfittare del fatto che nel nuovo Start Collecting ci fossero di fatto due carri e che fossero pure scelta truppa giocando Godseeker. In più, come potete vedere, la scelta della basetta in questo caso è assolutamente protagonista. Questo modello schierato sul campo di battaglia cattura subito l'attenzione con questo vortice di marmo, con questo verde malato e scintillante. Per certi versi veramente è quasi più protagonista rispetto alle miniature. Però devo ammettere che pensandolo come esercito è un'idea della quale non mi pento, perché credo che sia veramente efficace. La miniatura in sé, come potete vedere, è assolutamente spettacolare. Cioè, guardate le fruste come creano proprio una composizione visiva, come creano una dinamica. Anche qua di fatto le due demonette sono da dipingere come se fossero due eroi. E il carro mi ha anche permesso di fare un sacco di piccole gemmine che penso che solamente io e voi che vedete questo video in realtà abbiamo mai apprezzato, perché sono veramente piccoline. Mi sono molto divertito a farle, però sono quei dettagli che effettivamente a livello di composizione di armata un po' si vanno a perdere, però vi assicuro che se qualcuno si dovesse avvicinare e potrà notare questa piccola chicca, penso che ne sarà valsa comunque la pena. Ok, questi piccoli gioielli, come vi dicevo, mi esaltano un po' il tema dell'opulenza, no? Di queste miniature, dell'ostentazione, della ricchezza. E in questo caso ho dovuto scegliere come riproporre il mio schema di colore sui demoni di Slaanesh.
Di conseguenza ho ottenuto, come potete vedere, il nero, e qua però il verde va in secondo piano, protagonista diventa invece il viola, per cui ho cambiato, diciamo, un po' la percentuale del colore, questo per far sì che fossero differenti rispetto alle loro cavallerizze e che si distinguessero. Anche in questo caso, come potete vedere sugli occhi, c'è un effetto di luce, come se scaturisse proprio dall'occhio, fosse luminoso. E sulle lingue mi sono tenuto questo bel verde scintillante per staccare. Una nota particolare: io ho sempre pensato che il nero fosse un colore fondamentale per tutte le miniature che ho dipinto, perché comunque sia un colore neutro, in particolar modo il nero, credo che sia veramente fondamentale per armonizzare bene qualsiasi schema di colore. È sempre stato però un colore molto ostico, perché dipingere il nero voleva dire prendere il tempo di fare una lumeggiatura di grigio, e anzi due lumeggiature di grigio, e spesso e volentieri era comunque un lavoro piuttosto lungo e che raramente si poi risaltava veramente sulle miniature. Ma grazie al cielo, da quando ho partecipato a Summer Hammer sono usciti i meravigliosi contrast, e vi assicuro che il contrast Templar Black vale il suo peso in oro, perché con una sola mano su una base di primer apposito ottenete un nero bello sfumato come questo qua, con una semplice passata, sul quale poi chiaramente si può andare a lavorare, ma se parliamo di armata è veramente, secondo me, uno strumento ottimo nelle mani di qualunque hobbista. E veniamo al fratello maggiore del carro di prima. Questo carro rappresenta perfettamente, secondo me, la perversione dei designer dei modelli di Slaanesh, perché lo trovo un pezzo veramente maestoso e impressionante. Quattro destrieri, quattro demonette, queste fruste che tagliano in due l'aria, e questa mostruosa mititrebbia dietro. Però montarlo è assolutamente un'impresa per hobbisti coraggiosi. Anzitutto modelli come questi richiedono sottoassemblaggi. Io non sono un grandissimo fan dei sottoassemblaggi, ma questo modello è letteralmente impossibile da dipingere se non lo dividete in varie parti che dipingete separatamente per poi assemblarle solamente alla fine. Vi assicuro che anche così questa miniatura, per quanto sia veramente per me stupenda, è veramente anche complessa da assemblare e poi da trasportare, perché queste fruste che tanto ci piacciono esteticamente, messe nelle valigette, rischiano poi di spaccarsi. Però, amici, se non siete pronti a vivere queste emozioni forti, allora è meglio che andate a giocare Elfi e ve ne state tranquilli con le vostre miniature tristi di fanteria che non si romperanno mai. Slaanesh è anche il brivido di aprire la valigetta e non sapere se troverai il tuo carro intero. Comunque sia, anche qui a un occhio attento potete notare che il carro è tutto tempestato di piccole gemme che vanno appunto a impreziosirlo e a dare carattere all'intera unità. E veniamo a questa piccola chicca. In realtà questa, ragazzi, l'ho dipinta solo per il piacere di farlo e solo per il piacere di schierarla assieme all'armata. Gli incantesimi persistenti, come già detto anche nella rubrica del Mac, sono veramente dei piccoli tesori per ogni hobbista. Al di là del fatto che possano essere utilizzati o meno in gioco, sono una fonte di idee e di bits meravigliosa per caratterizzare le vostre armate. E in questo caso, appunto, io l'ho assemblato così come era nella scatola e l'ho dipinto proprio per esaltare tutto quello che ho scelto in questo schema di colore. Quindi c'è questa basetta bella verde fluo e le sfumature di viola che ho provato a fare su questo volto esaltano tutto il viola che è presente nel resto dell'armata, perché qua è in quantità maggiore,
per cui anche da lontano l'occhio cade su questo volto inquietante e poi, diciamo, registra questo colore e lo ritrova nel resto dell'armata, anche se a spot più piccoli. E particolarmente divertente e particolarmente efficace è la pittura di questi occhi, con questo verde invidia profonda, che riflettono la natura demoniaca del mio esercito. Quindi questo pezzo in realtà non l'ho mai giocato in gioco, perché semplicemente non avevo i punti per poterlo mettere in lista, ma è sempre rimasto sul tavolo, sul campo di battaglia, a fare il tifo per le sue sorelle. E assolutamente consiglio di prendere gli incantesimi persistenti, se avete la fortuna di avere un esercito che li prevede, e sfruttarli all'interno del vostro progetto bistico, a prescindere dal fatto che li giochiate o meno in battaglia. E sempre in tema di caratterizzazione dell'armata, ecco il Fane of Slaanesh. Non tutte le armate hanno la fortuna di avere un elemento scenico. Secondo me, se la vostra armata ne ha uno, è proprio l'occasione ideale per avere un centro, un centerpiece, un pezzo centrale che catturi l'attenzione fin da subito su tutto il resto dell'armata e gli dia proprio unità. In questo caso, questo simbolo di Slaanesh appoggiato su questa pila di oro trovo che sia magnifico e proprio mi ha dato l'occasione di far vedere tutto quello che è lo schema di colore in un pezzo bello grande e bello vistoso. Il problema era il marmo, perché come potete vedere la basetta è fatta di monete d'oro e chiaramente non potevo mettere il mio marmo lì. Ho pensato di applicarlo ai bracci del simbolo di Slaanesh, come potete vedere qua. Quindi ho usato la stessa tecnica per creare il marmo su queste gigantesche chele del simbolo di Slaanesh. Il viola riguarda principalmente la parte centrale di questo specchio, dal quale il principio oscuro osserva i campi di battaglia, e questa sfumatura molto morbida l'ho ottenuta grazie all'aerografo, che in particolare per pezzi così grandi è veramente un'ottima risorsa. E poi ritoccata a pennello con principalmente, vedete, questi punti di luce, questi piccoli punti di luce che servono proprio a esaltare la tridimensionalità di una miniatura. Mi sono preso anche il tempo di dedicarmi a tutti questi piccoli gioielli. Ogni piccola gemma è stata sfumata e penso che siano veramente meravigliose una volta schierate sul campo di battaglia questi piccoli dettagli. Anche questo volto, che ho trovato stupendo, potete vedere che gli occhi rossi risaltano in maniera meravigliosa, sembrano quasi vivi. E sono questi piccoli dettagli, se vi prendete il tempo di dedicarvi, sicuramente ne varrà la pena. Come anche questo piccolo specchio che adesso che richiama un po', diciamo, quello più grande dietro. E in questo caso mi sono trovato con questa colonna di marmo e qua è stato un po' ho avuto un attimo di tentennamento, perché la tentazione di farlo col mio marmo verde era molto forte, però diciamo avrebbe tirato via l'attenzione dalla parte centrale, questa qua. Io non volevo che accadesse, quindi qua i colori neutri, come vedete, mi sono tornati utili. È sempre ottimo avere dei colori neutri nella vostra faretra cromatica, perché appunto quando, come in questo caso, non sapete bene come muovervi, dei colori neutri vi aiutano a dare un colore senza essere troppo invasivi. Qua, come vedete, ci sono altri gioiellini e c'è questo oro ricco. Ah, ecco, volevo spendere proprio due parole al volo su questo oro, che anche lui è figlio della nuova gamma Contrast. Penso che i colori Contrast su una base metallica diano dei risultati eccezionali. Assolutamente, in questo caso quest'oro è molto profondo, molto ricco, e con più di una passata si può proprio ottenere un effetto quasi di metallo non metallo.
Purtroppo in fotografia e anche in camera non si nota così tanto la differenza, ma vi garantisco che dal vivo vale assolutamente la pena di usare questo tipo di tecnica, per cui base di un retributor armor con un Gilman flash di contrast dato come lavatura, e ottenete questo metallo molto ricco. Chiaramente poi nulla vi vieta di approfondire, per cui una lavatura ampia appunto data con un Gilman flash, e poi nei recessi si può dare un viola che contrasta sempre molto bene per il vostro oro. Ultimo piccolo dettaglio, che anche qua conosciamo solamente io che l'ho dipinto e voi che vedete questo video: gli occhi della Keeper of Secret sono dipinti di verde, e li trovo molto belli, molto, molto interessanti, molto affascinanti. Purtroppo quando il pezzo è schierato non si notano, però ci sono dei piccoli segreti che possono essere nascosti nelle vostre miniature. Magari lo sapete solamente voi, però è bello sapere che ci sono. E qua potete vedere anche il nero. In questo caso, come vi spiegavo prima, una base di contrast può essere utile per fare, diciamo, i pezzi in massa, però in questo caso qua vedete che il nero è stato lumeggiato a modino, perché chiaramente insomma il contrast vi può anche dare un'ottima diciamo guida iniziale, per cui farvi vedere dove sono le ombre principali, dove sono le luci principali. Poi chiaramente se voi a pennello andate a riprendere questi contrasti e li lavorate come in questo caso, chiaramente l'effetto finale è molto più affascinante, molto più intenso. Ed ecco la prima dei miei eroi, una Contorted Epitome, un pezzo, una miniatura veramente particolare, perché insomma un eroe composto da due demonette e uno specchio. Lo specchio è esso stesso un personaggio, è assolutamente strano come ci si aspetta giustamente da Slanesh. Questa miniatura mi sono preso diciamo anche un po' più di tempo per riuscire a applicare il mio schema di colore a queste due demonette, che come potete vedere hanno una serie di vestiti e di orpelli molto elaborati, di conseguenza non è stato diciamo proprio facilissimo riuscire a scegliere come applicare il mio schema di colore. Gli occhi della miniatura, che sono assolutamente vivi, luminosi, vedete la pelle, che in questo caso è stata maculata, vedete i suoi gioielli, e in questo caso vedete che ho scelto anche di fare una doppia tonalità, per cui all'esterno è bianca e all'interno invece è viola, per cui anche girando la miniatura potete notare come ci sia questa doppia chiave di lettura, che secondo me dà molto più tridimensionalità sia alle vesti che al modello. Questa è invece una maschera molto interessante, e vedete che ho ottenuto comunque questo viola sulle labbra. La gemma è stata assolutamente divertente da dipingere, questa gemma blu all'interno al centro del simbolo di Slanesh, con tutti i suoi bei riflessini. Lo specchio l'ho tenuto forse un po' pavidamente, l'ho tenuto sul nero, anzitutto perché se vi ricordate quando si parla appunto di equilibrio di colori, se vedete su questa miniatura il nero non avevo usato ancora a sufficienza, secondo me. Potete capire bene se la giro, vedete che qua non c'è il nero, non si vede, e secondo me un po' si sente la mancanza del nero, vedete che c'è tanto, tanto colore caldo, tanto verde, e penso che mancasse, per cui diciamo che a livello frontale la presenza di questo nero secondo me equilibra bene. Comunque sia, questo specchio appunto è un portale per un'altra dimensione, per cui il fatto che sia così nero credo che comunque ci stia bene anche a livello di background. E da vicino ci sono questi piccoli riflessi, potrebbero essere delle piccole galassie, delle stelle, e penso che siano molto interessanti. E su tutto quanto ho dato una bella mano di gloss varnish, come potete vedere, proprio poi dal vivo i riflessi sono sia dipinti che poi quelli naturali della luce che si riflette sullo specchio. Qua potete vedere in particolare bene, particolarmente bene, l'oro. Vedete quest'oro? Io trovo che sia assolutamente
mi soddisfa assolutamente perché proprio è bello ricco, ok? Ha un sacco di sfumature proprio belle calde che rimandano a quel tono arancione che vi spiegavo, che contrasta tanto bene con il viola, con il verde. E qua potete vederlo nel dettaglio, forse in maniera un po' più precisa, ok? Questo è fatto chiaramente a partire da una base d'oro con due o tre passaggi di contrast, sia appunto color carne che viola che anche verde, usato qua proprio anche per attaccarmi un po' al resto del pezzo, e poi chiaramente rilumeggiato fino ad arrivare al mithril silver in alcuni punti. Anche loro hanno tutta la loro serie di piccoli gioielli che mi sono poi divertito a dipingere per dar loro il giusto sfarzo, la giusta opulenza. Questa contorta d'epitome è stata scelta anche perché in gioco aveva una combo veramente divertente, che è quella di donarle la spada della giustizia, con la quale diventa veramente una bomba atomica contro qualsiasi tipo di mostro o di eroe. Se siete giocatori di Zellanish ve la consiglio, perché giocata una tantum può essere veramente divertente. Perderete qualche amico, ma vi farete delle grasse risate. Ed eccoci alla regina, eccoci alla vera star di qualsiasi armata di Edonites di Slaanesh, che è la Keeper of Secret. Anche questa fatta con dei sottoassemblaggi, perché questi panneggi sono assolutamente una perversione da dover dipingere una volta incollati, per cui vanno dipinti, diciamo, separatamente. Nonostante questo, non è stato facile, vi assicuro, perché alla fine, quando mancava un giorno alla scadenza del concorso, sono andato ad incollare questi panneggi viola, e soprattutto qua in cima sono successe cose brutte. Ho dovuto porre rimedio, e vi assicuro che quando il modello è finito sono dolori, ma come dicevo prima, questo tipo di dolore non spaventa il vero edonista di Slaanesh. Comunque sia, la mia Keeper ha tutte le caratteristiche dello schema di colore che ho scelto, e anche se devo dire l'unico punto dolente sono state questa sorta di giarrettiere che ha sulle gambe, perché chiaramente non potevo farle di un colore, non volevo farle di un colore troppo brillante, perché non volevo che l'attenzione cadesse su quella, ma sui panneggi e sulle chele. Quindi ho scelto semplicemente un nero che fosse un po' più scuro. Vedete, la pelle è di un nero leggermente più lumeggiato rispetto a queste qua, per cui è un dettaglio che ho voluto tenere, ma in questo caso proprio il nero mi serviva a far risaltare gli zoccoli, a far risaltare tutto il resto, per cui volevo che restasse su questa tonalità. E un dettaglio particolare, vedete che il bianco del tessuto, diciamo, centrale sembra damascato. Questo è fatto con la stessa tecnica delle basette, ok? Per cui all'inizio, con la pellicola trasparente, ho creato un pattern casuale, poi chiaramente lo stesso pattern sul marmo, poi vado avanti a lavorarlo a pennello per creare questo effetto marmo. Qua semplicemente ho mantenuto proprio ancora di più la casualità e creo questo effetto che sembra appunto un damasco particolare, del quale sono particolarmente soddisfatto, perché credo che un pezzo del genere lo meriti. Anche qua da lontano non si noterà, ma se la prendete da vicino potete farle i complimenti per il suo outfit, e sicuramente una Keeper of Secret queste cose le apprezza. E il volto prevede questi occhi luminescenti. Mi sono divertito con il rosso a sfumare il naso e la bocca, la lingua anche lei riprende il verde, e volevo anche fartela vedere un po' più da vicino, perché credo che meriti. Anche qua, per l'ispirazione dei capelli, ringraziamo Paola Marella, che da sempre è nei nostri sogni, per cui questo bianco e questo nero sui ciuffi di capelli, che secondo me è molto elegante,
Vedete, le corna sono state lumeggiate in maniera abbastanza delicata, e come il resto tutta quanta la pelle, sono delle lumeggiature molto fini che aiutano a creare questa pelle che sembra proprio di ebano, di marmorea, ma comunque viva. L'oro è presente su tutta la miniatura e gli artigli verdi, secondo me, sono proprio gli impaling claws della nostra keeper, sono secondo me un bellissimo spot color. Piccolo dettaglio, quest'unghia smaltata di rosso come se fosse una gemma, che riprende, diciamo, le stesse gemme del resto del corpo, e la sua elegant grip blade fatta interamente di oro. Forse qui avrebbe potuto usare un po' di più, però il tempo era tiranno, però, perché la lama poteva essere, secondo me, poteva raccontare una storia nuova. Le armi in particolare, soprattutto degli eroi, sono sempre delle ottime scuse per raccontare una storia nuova, possono, diciamo, diventare dei personaggi a loro volta. In questo caso ho ottenuto lo stesso oro del resto della miniatura, per cui è abbastanza uniforme, però è un'occasione che io non ho sfruttato, ma voi potreste pensare di sfruttare. Ultimo piccolo dettaglio, questo bel viola carico dei panneggi. Questa miniatura chiaramente è dipinta per essere la leader del mio esercito, per cui potevo dedicarci molto più tempo, perché chiaramente è un pezzo che si presta, volendo, a ore e ore di lavoro pittorico. È importante capire dove fermarsi, perché spesso e volentieri durante un progetto pittorico, quando si arriva agli eroi, si tende a voler strafare proprio per dedicargli un po' più di attenzione, e spesso ci si inchioda. Per cui è importante, secondo me, se volete arrivare alla fine del vostro progetto pittorico, andare per gradi, cominciare dalle unità più umili, come le demonette e come quelle di cavalleria, e quando arrivate agli eroi fatelo, prendetevi il giusto tempo per farli, però cercate di ricordarvi che devono comunque essere fianco a fianco con il resto della truppa, per cui realizzateli bene, ma non perdetevi in essi. Questa, amici, era la mia 69esima legione di Slaanesh, e sono le ancelle dell'invidia. Spero vi sia piaciuta e mi auguro che abbiate potuto prendere tutta una serie di piccole idee per i vostri progetti hobbistici. Ricordatevi, quando realizzate un esercito è importante focalizzarsi bene sul carattere che gli volete dare. In questo caso tutto è nato dalla schema della scelta di colori, okay? Quindi ho cercato uno schema di colore che fosse alternativo. Spesso e volentieri ci si tende un po' ad arenare sulle box art, e magari si fanno anche dei bellissimi lavori di pittura che però sono molto simili a quelli delle box art. Di conseguenza, quando un avversario trova un'armata del genere, è un po' una sensazione di già visto, okay? Quindi provare ad osare e a cambiare uno schema di colore sicuramente attirerà l'attenzione. Poi sta a voi fare in modo che l'attenzione sia attirata e una persona ne resti soddisfatta, perché poi chiaramente si vedono anche degli schemi di colore che osano un po' troppo e poi da vicino fanno un po' schifone. Però è essenziale, secondo me, riuscire a portare qualcosa di nuovo, anzitutto per voi stessi, perché è il vostro esercito, è la vostra storia. Copiare quella di un altro penso che sia comunque meno appagante rispetto a portare in scena il vostro racconto. E poi, appunto, Demoni di Slaanesh, questo colore verde raramente viene associato ai Demoni di Slaanesh, e penso che sia comunque un punto di forza, senza però chiaramente andare troppo distante. Il viola resta comunque fedele a quel tipo di immaginario, e penso che anche questa cosa sia importante, insomma, cercare di rispettare anche il background e l'immaginario di quello che andate poi a dipingere. E non è l'unico modo. Ora, questo esercitazzo, secondo me, nasce ed è fa proprio del colore, della scelta del colore e della basetta il suo punto di forza. Però, come il buon capitano Giacomo Uncino e il buon Mac insegnano, un esercito interessante può partire anche da un'idea di conversione particolare, o da un background che vi affascina.
lo vedremo anche in questa rubrica. Io spero, finita questa quarantena, di poter girare per i tornei alla ricerca di nuovi esercitazi da mostrarvi, per cercare di capire quali sono i loro segreti. E a tal proposito, se volete, qua sotto, qualsiasi commento, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio volete fare, vi risponderemo, per cercare di aiutarvi a trasformare il vostro esercitino in un esercitazzo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina se volete essere sempre aggiornati su tutte le idee della guida galattica per modellisti. Io sono Yuge, spero che questa prima rubrica di esercitazzi vi sia piaciuta. A presto. È ora di passare. È rimasto inchiodato.